dare fiducia a tante persone che ormai vedono il mondo del lavoro sempre più lontano, e anche il discorso della ricerca di un lavoro diventa sempre più difficile. Tutte le varie forme che cercano di avvicinare quella che è l'offerta alla domanda di lavoro vengono vissute ormai con uno sviluppo di sfiducia. Ora, iniziative come queste, al di là del fatto che non vogliamo illudere nessuno, ma deve essere uno dei passi che noi come amministrazione cerchiamo di mettere in campo, una delle azioni che cerchiamo di mettere in campo. Lo facciamo attraverso esperti comunque del settore che sono sicuro ci aiuteranno ad accorciare questo gap che c'è tra chi cerca lavoro e chi offre lavoro. Noi pensiamo che il nostro territorio sia un territorio che può offrire tante opportunità. Abbiamo bisogno sia dell'ente pubblico che dei privati di avere una maggior conoscenza di tutti quelli che sono gli strumenti, i vari finanziamenti che possono consentire una crescita appunto imprenditoriale, poter accedere appunto a tante opportunità che vengono da determinati impianti, e diventa importante creare una rete fissa che possa appunto aiutare noi a comunicare meglio, aiutare i cittadini e i servizi più coinvolti, aiutare anche gli imprenditori per trovare quelle professionalità che magari non riescono a trovare da soli. Ora, sicuramente, ripeto, noi ci aspettiamo molto, ma sappiamo benissimo che è un punto di partenza importante, ci continueremo a lavorare. Quindi invito chiaramente tutti quanti a prolungare il più possibile l'incontro che abbiamo avremo il 13 maggio in sala consigliare alle ore 17, affinché appunto possa essere un primo passo per far comprendere che questa è un'opportunità da cogliere assolutamente. Quindi mi auguro che da qui possa partire un percorso virtuoso che ci veda un po' tutti impegnati per fare in modo che appunto si possa dare veramente più opportunità rispetto a quelle che ci sono, e che quindi la situazione anche occupazionale del nostro territorio